Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale, io sono Nadia e come potete ben immaginare questo sarà l'ultimo video per questo anno 2022, quindi vado prima di tutto a farvi gli auguri, se passate di qui appunto in tempo, prima della fine dell'anno, e non so cosa dire, io non amo moltissimo fare gli auguri, riceverli, è una cosa che mi mette imbarazzo e un po' fastidio, però diciamo in linea di massima vi auguro di avere nel 2023, se non tutto quello che volete, almeno di evitare quello che non volete, va bene, mettiamola così, un augurio molto diplomatico. E per chiudere questo anno youtubico ho pensato al tag che mi è stato spacciato naturalmente dalla spacciatrice di tag numero 1, che è Alice Acaba del canale omonimo, del quale troverete le domande come al solito qui in info box. A questo giro non mattonazzi, ma libri associati ad alcolici. Mi sembra il momento migliore dell'anno, insomma, per parlarne, per fare il tag degli alcolizzati. Il tag è un po' particolare perché a ogni libro si associa una bevanda ed è stato fatto in collaborazione con Nick del canale Duca Gompì, sempre tutto naturalmente, tutti i link nell'info box. Quindi sono 5 domande fatte da lui e 5 domande fatte da lei. L'ultima domanda, naturalmente, come sempre, è quella che prevede di taggare qualcuno, quindi siccome io non taggo nessuno, non sono brava in queste cose, se volete potete rispondere voi naturalmente nei commenti, mi fa piacere. E detto questo, ci vediamo l'anno prossimo per quanto riguarda i video e si parte col tag. Domanda numero 1. Un romanzo intramontabile associato al Jack Daniel. Quindi la bevanda. E per il romanzo intramontabile ho deciso di inserire semplicemente Il Cardellino di Donna Tartt. Secondo me è un romanzo fantastico, degno di un classico, che io personalmente ho letto anni fa, quando ero ancora in Inghilterra, e tuttora non dimentico nella sua trama, nei suoi dettagli, nella bellezza della sua storia. Quindi per me è un romanzo indimenticabile per tantissime ragioni e spero che lo sia anche per molti di voi. Se non lo avete appunto ancora letto, c'è sempre la mia recensione sul canale. Domanda numero 2, una duologia perfetta associata al gin tonic. E per quanto riguarda la duologia, non posso non consigliarvi, come sempre, Il Sognatore di Lainey Taylor, che appunto si compone di due volumi, una storia incredibile, fantasy, anche questa me ne ho parlato più volte sul canale perché sia per originalità che per trama, sia per personaggi, sia un po' per le vicende che accadono al suo interno, veramente si è configurata come una delle letture fantasy più belle che io abbia mai fatto in tutta la mia vita di lettrice fantasy. Lainey Taylor, poi, secondo me, a questo punto posso dire, avendo letto tutto di lei ed avendo amato tutto, è una garanzia da questo punto di vista e per questo genere letterario. Quindi speriamo nel prossimo anno, o l'anno prossimo, l'anno prossimo ancora, non so, di vedere il nuovo lavoro a cui sta, insomma, sta lavorando da un bel po' di tempo, che sarà praticamente una specie di seguito che si inserisce dopo La Chimera di Praga e dopo Il Sognatore. Terzo libro, associato alla birra, un romanzo leggero ma non superficiale. Mi è venuto in mente, non appena ho letto questo tag, di Eleanor Oliphant. Romanzo bellissimo, veramente di una leggerezza incredibile, una penna veramente leggera, ma una storia molto molto pesante, tra l'altro secondo me anche molto attuale. Più andiamo avanti nel tempo, più mi rendo conto che la storia di Eleanor è una storia veramente comune a tante donne, anche a tanti uomini, a tante persone, quella di una sostanziale solitudine, mascherata da una vita comune e ordinaria. Quindi sicuramente un libro che trattò, nel caso in cui non l'abbiate letto naturalmente, ve lo consiglio, vi trattò tematiche difficili in maniera molto leggera e secondo me neanche banale, la leggerezza non è necessariamente banalità. Il quarto libro lo associamo alla vodka ed è un romanzo perfetto per l'inverno. Qui ci stava, secondo me, più facile un altro tag, ma ne parliamo dopo, adesso capirete. Il libro che credo di voler associare a un libro adatto per l'inverno è Città di ladri di David Benioff, che è un romanzo bellissimo, un gioiellino di cui si è parlato molto poco, non l'ho visto molto commentato in giro. È ambientato a Leningrado durante la guerra, va bene, durante la seconda guerra mondiale, durante l'assalto delle truppe tedesche, e due amici si trovano, dopo aver passato una notte in prigione, si trovano coinvolti in una questione un po' spinosa che devono risolvere, decidono di risolvere insieme. Ed è, madonna, una lettura incredibile, veramente insospettabile quanto mi abbia fatto commuovere quella storia. È una storia veramente molto carina che vi consiglio, tra l'altro ovviamente ambientata per lo più durante l'inverno di Leningrado, il freddo, la neve della Russia naturalmente, quindi ci sta perfettamente con il criterio di questo tag. E 5, Grand Marnier, quindi una saga ricca di sapori e contrasti, e qui metto quello che avrei potuto mettere anche prima, che è sicuramente la saga di Vodka Inferno, da me adorata, lo dico sempre in maniera celebrativa su questo canale, chi mi segue da un po' lo sa, dopo aver fatto il video su questa saga, che per il momento si compone di soli due volumi, ma ce ne saranno altri,
stando a quanto dice la scrittrice Penelope delle Colonne, assolutamente questa saga è piena di sapori e di contrasti, di situazioni torbide, di personaggi assolutamente al limite tra il bene e il male. Di situazioni che a volte sono anche un po' scabrose. Io ho saputo, ho intuito da quello che la scrittrice ha dichiarato che potrebbero esserci un futuro delle nuove edizioni del primo e del secondo volume con delle modifiche. Io spero non delle sottrazioni. Cioè, se le modifiche sono aggiunte, benissimo. Se sono delle sottrazioni, non so perché questi due volumi nel loro stato precedente, nell'edizione precedente che ho, delle edizioni precedenti che ho letto, li ho entrambi per Kindle. Erano perfette, perfette per il loro tono a tinte fosche, rosse e nere, ed è in assoluto una delle saghe che io adoro di più e di quale vorrei assolutamente leggere altri volumi. Quindi Penelope, datti da fare. Il tag riprende con le cinque domande successive, tra cui la prima è nuovamente Jack Daniel, ma un romanzo associato a un'atmosfera rock, come vuole, come è noto, la bevanda. Io ho scelto C'era una volta l'amore, ma ho dovuto ammazzarlo, il libro vecchissimo, uscito tantissimo tempo fa, di Efraim Medina Reyen, che mi piacque tantissimo. Ve lo farei vedere perché anche la copertina è bella, ma ce l'ho a Bari. È una lettura che risale veramente a tantissimo tempo fa. Non so neanche più se venga ristampato, se sia ancora in commercio, penso di sì a questo punto, però ovviamente essendo uscito tanto tempo fa, in epoca pre-YouTubica non se ne parla abbastanza, ma assolutamente è un romanzo molto bello, il cui titolo è molto promettente e le atmosfere di quella storia sono sicuramente tinte rock, quindi qualora doveste vederlo in qualche mercatino, trovarlo in giro da qualche parte, fidatevi e prendetelo, perché è veramente un gioiellino che in passato ha avuto moltissimo successo letterario. Prossima domanda e associazione è domanda numero 7, il Black Russian, quindi un romanzo ambientato in luoghi freddi. Mi è venuto in mente subito, sia per Black Russian sia per Luoghi Freddi, alle montagne della follia, che non è proprio un romanzo, ma è un racconto molto lungo di Lovecraft, uno dei più famosi, diciamo, dai quali sono stati tratti anche film, telefilm, cose varie, con vaga ispirazione alla storia. Il romanzo è ambientato in Antartide, dove una compagnia di studiosi, di ricercatori, si imbatte in diciamo, presenze misteriose da scoprire, da capire, tra horror e fantascienza. Esperienze delle quali poi sarà uno appunto dei ricercatori a raccontare in quello che è appunto il racconto in prima persona, proprio da parte di uno di questi spedizionieri ricercatori. Essendo ambientati in Antartide, non so, più freddo di così penso che non si possa bere. Domanda numero 8: Tequila Sunrise è un romanzo di formazione e ho scelto Lasciami andare madre di Helga Schneider perché, anche se in realtà il romanzo in questione è ambientato in epoca post Seconda Guerra Mondiale, in cui una protagonista visita praticamente in un ospizio la madre, che è stata un esponente dell'SS, insomma, e lavorava con i nazisti, quindi c'è un rapporto molto contrastato con la madre. In realtà si coglie moltissimo anche molto in realtà si coglie poi tanto anche della storia della protagonista, che oltre a essere l'io narrante di questo romanzo, è soprattutto una persona che ha raccontato una storia vera, una biografia vera, Helga Schneider. Nei suoi libri, la maggior parte dei suoi libri ha raccontato tutta la sua vita, il rapporto con la madre, il rapporto con la guerra, quindi sicuramente si viene a sapere molto di lei da bambina e appunto la sua vita, la sua crescita e quella che è stata la sua formazione in un'epoca storica devastante. Domanda numero 9, l'invisibile, mi diceva Alice che è una bevanda bestiale, della quale che effettivamente non credo di aver conosciuto, comunque avevo scambiato per un'altra, ma non ci tengo forse a provarla, non sono una fan delle cose troppo forti, ed è un romanzo da dimenticare, così come suppongo sia questa bevanda. Qui non ho potuto non inserire Biglietto blu di Sophie McIntosh, orribile, scritto sulla scorta di Vox, del racconto dell'Ancella, ma con pretese troppo alte e una realizzazione veramente scadente della storia. C'è sempre questa situazione di queste donne divise in due sottocategorie, in due categorie, quella del biglietto blu, quella del biglietto bianco, quella del biglietto bianco destinata a formare una famiglia, quella del biglietto blu invece al servizio dei piaceri maschili. Ve ne parlo così en passant perché comunque ne avevo già parlato in un altro video e comunque non ve lo consiglio, quindi è inutile sprecarci troppo tempo, questo è un libro veramente da dimenticare. E infine con Vino Bianco, l'ultima domanda, un romanzo che parla di province e di realtà rurali. E mi è venuto subito in mente qualche romanzo giapponese, di quelli che parlano di storie rurali, di province, di campagna. Molti romanzi giapponesi mi sembra trattino questo argomento. Io ho scelto L'isola dei senza memoria di Yoko Ogawa, che è bellissimo, questo altro che da dimenticare, questo invece è da ricordare. Un romanzo misterioso che
lascia con un punto interrogativo anche dopo la fine, ed è ambientato appunto in un piccolo paesello sul mare, dove accadono delle cose strane, delle cose misteriose. I protagonisti vivono delle misteriose dimenticanze di oggetti, di nomi, di parole non spiegate, e la protagonista decide di indagare sulle motivazioni di queste dimenticanze collettive, ecco. Spero che l'ultimo video di questo canale sia stato di vostro gradimento, così come anche quelli che ho postato negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo, cercando di essere il più possibile costante, anche se la costanza non fa parte di me. Ci tenevo comunque anche a ringraziare tutti voi che siete stati qui quest'anno su questo canale, che avete lasciato commenti, che avete lasciato un mi piace o avete ricondiviso i miei video. Naturalmente io non do mai niente per scontato, quindi sono molto contenta se lo avete fatto o se lo farete naturalmente. E spero di ritrovarvi qui sul mio canale e in generale nel mondo youtubico, nel mondo di libri su Instagram, su YouTube, dove vi pare, anche nel prossimo anno. Ci vediamo presto, prestissimo. Ciao!